Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi sulle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché io non sia più, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi il massimo nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno tuo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Meditazione 2, 23esimo giorno A. La regina del cielo nel regno della divina volontà suona la prima ora del dolore, eroismo nel sottoporre l'infante divino al duro taglio della circoncisione. L'anima alla sua madre celeste. Mamma divina, il tuo amore mi chiama potentemente presso di te perché vuoi farmi partecipe delle tue gioie e dei tuoi dolori, per chiuderli nel mio cuore come pegno dell'amore tuo e del bambinello Gesù, affinché comprenda quanto mi avete amata e quanto sono obbligata ad amarvi, tenendo il modello della vostra vita per farne una copia perfetta. E tu, mamma santa, aiutami affinché possa imitarvi. Lezione della Regina del Cielo. Figlia carissima, come sospiro la tua compagnia per dirti la nostra storia d'amore e di dolore. La compagnia rende più dolci, soavi e care le gioie, ed il dolore resta mitigato e contraccambiato dalla dolce compagnia di chi ci ama. Ora tu devi sapere che erano appena trascorsi 8 giorni dalla nascita dell'infante divino. Tutto era festa e felicità, la stessa creazione, atteggiandosi a festa, festeggiava il creatore bambino. Ma il dovere interruppe le nostre gioie, perché in quei tempi c'era una legge che tutti i figli primogeniti dovevano sottoporsi al duro taglio della circoncisione. Il mio cuore di madre sanguinava dal dolore nel dover sottoporre il mio caro figlio, la mia vita, il mio stesso creatore, ad un dolore così acerbo. Oh, come avrei voluto farne il cambio, ma il volere supremo si impose sul mio amore e, dandomi l'eroismo, mi comandò di circoncidere il Dio bambino. Figlia mia, tu non puoi comprendere quanto mi costò, ma vinse il fiat divino ed ubbidì unita con San Giuseppe. Ambedue d'accordo si circoncise il mio caro figlio. Al taglio doloroso io mi sentii strappare il cuore e piansi. San Giuseppe piangeva ed il mio caro bambino singhiozzava. Ed era tanto il dolore che tremava e guardandomi in me cercava aiuto. Che ora di dolore e di spasimo da parte di tutti e tre. Fu tanto che più che mare travolgeva le creature tutte per portare loro il primo pegno e la stessa vita di mio figlio per metterle in salvo. Ora, figlia benedetta, tu devi sapere che questo taglio racchiudeva profondi misteri. Primo era il suggello che imprimeva nella piccola umanità del celeste bambino la fratellanza con tutta l'umana famiglia. Ed il sangue che versò era il primo sborso innanzi alla divina giustizia per riscattare tutte le umane generazioni. Il caro bambino era innocente, non era obbligato alla legge, ma volle sottoporsi prima per dare esempio e poi per dar fiducia e coraggio e dire a tutti: non temete, sono un vostro fratello, simile a voi. Amiamoci, vi metterò tutti in salvo.
Vi porterò tutti al mio Padre Celeste, come i miei cari fratelli. Figlia mia, che esempio che dà il celeste bambino. Lui che è autore della legge ubbidisce alla legge. Solo appena otto giorni nato e se ne fa un dovere, si sottopone al duro taglio della circoncisione, taglio incancellabile, come incancellabile l'unione che venne a fare con l'umanità degradata. Ciò dice che la santità sta nel proprio dovere e nell'osservanza delle leggi e nel compiere la divina volontà. Santità senza dovere non esiste. È il dovere che mette l'ordine, l'armonia, il suggello alla santità. Oltre di ciò, figlia mia, tu devi sapere che col sottrarsi Adamo, dopo la sua piccola vita di innocenza, dalla volontà divina, la sua volontà umana restò ferita più che da coltello micidiale. E da questa ferita entrò la colpa, le passioni, perdette il bel giorno della volontà divina e si degradò tanto che faceva pietà. Ed il mio caro figlio, dopo le gioie della sua nascita, volle essere circonciso affinché questa sua ferita sanasse la ferita che si fece Adamo col fare la propria volontà, e col suo sangue gli preparò il bagno per lavarlo da tutte le sue colpe, fortificarlo, abbellirlo, in modo da renderlo degno di ricevere di nuovo quella volontà divina che respinse, che formava la sua santità e la sua felicità. Figlia, non ci fu opera o pena che lui soffrì che non cercasse di riordinare di nuovo la divina volontà nelle creature. Perciò ti stia a cuore in tutte le circostanze, anche dolorose, umilianti, di fare in tutto la divina volontà, perché esse sono la materia prima in cui si nasconde per operare nella creatura, per farle acquistare la sua vita praticante nella creatura. Ora, figlia carissima, in tanto dolore sorge la più bella gioia, tanto da arrestare le nostre lacrime. Come fu circonciso, gli imponemmo il nome santissimo di Gesù, voluto dall'angelo. Nel pronunciare questo nome santissimo fu tale la gioia, il contento da raddolcire il nostro dolore. Molto più che in questo nome, chi lo volesse, avrebbe trovato il balsamo ai suoi dolori, la difesa nei pericoli, la vittoria nelle tentazioni, la mano per non cadere in peccato, la medicina a tutti i suoi mali. Questo nome santissimo di Gesù fa tremare l'inferno, lo riveriscono gli angeli, suona dolce all'orecchio del Padre Celeste. Innanzi a questo nome tutti si inchinano ed adorano. Nome potente, nome santo, nome grande a chi lo invoca, e chi lo invocava con fede, e chi lo invoca con fede sentirà le meraviglie, il segreto miracoloso della virtù di questo nome santissimo. Ora, figlia mia, ti raccomando, pronunzialo sempre questo nome, Gesù, quando vedi che la tua volontà umana debole, vacillante, tentenna nel fare la divina, il nome di Gesù te la farà risorgere nel fiat divino. Se sei oppressa, chiama Gesù, se lavori, chiama Gesù, se dormi, chiama Gesù, e se ti svegli, la prima parola sia Gesù. Chiamalo sempre, è un nome che contiene mari di grazia, ma che la dà a chi lo chiama ed ama. Bene, questo è un bellissimo episodio, ci prepara già al tempo di Natale. La circoncisione di Gesù cade nell'ottava di Natale, tanto è vero che oggi noi festeggiamo la Madre di Dio, l'ottava di Natale. Un tempo era proprio la festa della circoncisione di Gesù, quando la maternità divina di Maria era celebrata in un altro momento. Oggi è anche, tra l'altro, la Madonna di Guadalupe, come sappiamo, la contemplazione di Maria, appunto gravida del suo figlio di cui è madre. Questo brano contiene veramente dei numerosi spunti di suggestione e meditazione che cercherò con l'aiuto del Signore di toccarli tutti, almeno toccarli, insomma, salvo che poi
come sempre dovremo tornarci a titolo personale per interiorizzarli, farli nostri, pregarci un pochino sopra, no? La prima cosa, molto bella, la prima volta che la Madonna dovette fare una cosa che non avrebbe mai voluto fare. C'è una frase che chi fa le opere della passione dovrebbe ricordare: il volere supremo si impose. Questa frase, se non ricordo male, nell'ora della passione sta quando seppelliscono Gesù, che la Madonna non voleva in nessun modo separarsi dalla Santissima Umanità di Gesù, ma il volere supremo si impone, fa il sacrificio e lascia che Gesù sia sepolto e esca dal sepolcro. Eroismo allo stato puro, quindi eroismo che significa dare in questo caso un dolore immenso all'amato per obbedienza a Dio. Nella sepoltura era un dolore più personale, questo è ancora più grande, insomma, no? Il volere supremo si impose sul mio amore, l'amore avrebbe voluto risparmiare questa pena all'amato. Ma non si può. Capite, questa è una fonte di riflessione molto importante, perché a volte il Signore ci chiede, quando noi pensiamo ai sacrifici, alle penitenze, cominciamo a pensare che posso fare? No, faccio il digiuno, porto il cilizio, mi flagello, faccio questo, faccio quest'altro. Vanno tutte bene queste cose qui, se fatte con discrezione, con calma, ma non sono le cose più grandi. Il sacrificio più grande in assoluto è vedere soffrire chi ami, o addirittura essere tu in qualche modo causa strumentale, anche se involontaria, ma obbligata, di vedere soffrire chi ami. Questo è il dolore più grande che esiste al mondo. Dobbiamo pensarci, dobbiamo. La Madonna questo lo conobbe come? Lei non è morta. Qui c'è la grande domanda: chi ha sofferto di più, Gesù a morire o la Madonna a vedere morire Gesù? Adesso ovviamente non si vuole diventare, però non è una cosa da poco, è una cosa grossa. Quindi vedere soffrire le persone che amiamo, una mamma che Dio non voglia, insomma, vede soffrire il cuore del figlio, c'è sofferenza più grande, lei non ha sentito niente. Quindi il grande eroismo anche nella penitenza non sta nel soffrire noi, ma nel vedere soffrire le persone che teniamo senza poterci fare niente. Questo vale anche per le anime amanti, per le sofferenze di Gesù e di Maria. O quando si vede, insomma, Gesù calpestato, la Madonna disonorata, sentiamo dalle piccole sciocchezze, insomma, dalle cose più comuni, come sentire una bestemmia, alle cose più gravi, no? Entrare in qualche celebrazione e vederne fatte di tutti i colori, insomma, no? Vedere le ostie cadere per terra, insomma, i rammendi in giro, tutte queste cose qui che possono succedere, no? La reazione dell'umana volontà è che uno si indigna quando vede queste cose. La reazione della divina volontà è che uno soffre per queste cose e offre quella sofferenza. Quindi questo è il primo grande spunto di riflessione. E la Madonna ne parla di questo dolore, eh? Fu tanto che più che mare travolgeva tutte le creature, un dolore immenso di tutti e tre per portare loro il primo pegno alla stessa vita di mio figlio, per metterlo in salvo. Allora, questo è il primo punto. Il secondo punto di meditazione: il sigillo che Gesù ha voluto porre sulla sua umanità facendosi solidale. Anche qui noi pensiamo, quando è che Gesù si è fatto solidale con i peccatori? Gesù non è stato peccatore, ma Gesù si è fatto solidale però con i peccatori 3 volte almeno. In croce era più grossa, ma al battesimo nel Giordano, no? Che stava andando a fare la vita con tutti i peccatori. E qui
Perché la circoncisione, qui c'è un mistero, il padre della Chiesa, il taglio, cosa fa comprendere il taglio? Tutti quanti sapete dove viene applicato il taglio della circoncisione, no? I padri della Chiesa che hanno abbracciato la ipotesi, che è un'ipotesi, circa la natura del peccato originale come il primo atto sessuale, dicono: perché la circoncisione? Per questo un segno dove, scusate, no? Quindi bisogna sempre cercare di far funzionare la testa nel verso giusto, no? Poi Gesù riceverà, capite, no? Il vergine per antonomasia, insomma, il purissimo, però si fa solidale con i peccatori. Sigillo, piccola, era il suggello che prima era la piccola umanità del celeste bambino, la fratellanza con tutta l'umana famiglia. E proprio da lì, perdonatemi, il primo sangue versato. Noi dobbiamo pensare a queste cose. Pensare è sempre una grande cosa se si pensa bene e santamente. E lui non era obbligato alla legge, attenzione, anche qui noi, ma fa ciò a cui non era obbligato per dare il buon esempio. Anche qui, dicevo ieri durante l'omelia, che no, durante l'incontro biblico, tutte le cose che combino, non ce n'era capito più niente, che nostro Signore non ha aderito alla dottrina medievale del princeps solutus legibus, si diceva così, medievale, tardo medievale, rinascimentale, insomma, no? Il principe è sciolto dalle leggi, cioè le leggi sono per i sudditi, ma io sono il principe, io sono al di sopra delle leggi, quindi le leggi le osservate voi, ma io no. Nostro Signore è il primo osservante delle leggi. Allora attenzione che qui c'è un altro campo di riflessione molto importante e anche molto attuale per tante questioni. Lui che è autore della legge obbedisce alla legge. Se noi non obbediamo alla legge, penso anch'io che sono un sacerdote, no? Alle leggi, quando le leggi non ci piacciono, quando se dipendesse da noi, non vorremmo mai che esistesse una certa legge X o Y, perché noi non la condividiamo. Ma se tu non obbedisci alla legge, provate a pensare, come fai tu poi a chiedere, per me che sono un prete, un fedele, di obbedire alla legge di Dio? Come fai? Con che faccia ti presenti? Noi non possiamo chiedere obbedienze a nessuno se non siamo obbedienti. Perché qualcuno potrebbe dire, comincia tu, no? E qui la Madonna dice un'altra grande cosa, oltre al tema dell'obbedienza alla legge. Attenzione che la legge di Dio pure, ma a volte ci sono problemi grossi con la legge della Chiesa, perché la legge della Chiesa è fatta da uomini, e mentre la legge di Dio è infallibile, la legge della Chiesa è infallibile secondo voi? La legge umana è infallibile? No, non è infallibile. Va obbedita? Sì, anche se non è infallibile. Perché viene emanata con l'autorità che Dio ha dato a chi gliela ha data di legiferare. Capite? Perché il potere di legare e sciogliere Gesù l'ha dato a Pietro, ma anche ai dodici. Che vogliamo fare? Vuol dire la legge di Dio, già, beh. Se lo chiede nostro Signore, se sacrificio, ma l'ha chiesto lui, sta nei 10 comandamenti, noi possiamo discutere. Però le leggi umane possono essere disobbedite, non solo possono, ma devono essere obbedite, quando comandano positivamente, ma positivamente però, o autorizzano esplicitamente un peccato. Esempi sciocchi, no? Se lo Stato autorizza l'aborto, non è che una donna che può andare a abortire, ma lo Stato non autorizza e mi trincero dietro la legge, tu quella cosa non lo puoi mai fare, ma quello contraddice esplicitamente il quinto comandamento, che ne dicano tutte quante i laicisti e le cose che vogliono dire, d'accordo? Ma quando non c'è una contraddizione diretta
a un comandamento della legge di Dio, non dobbiamo obbedire. Dobbiamo obbedire. È chiaro che l'autorità, che la responsabilità dell'ordine se la prende chi l'ha dato, se quell'ordine mettiamo che possa essere non gradito al cielo. Non gradito non significa peccaminoso, eh? Attenzione che c'è una differenza tra il lecito, il buono, il migliore e l'ottimo. Quindi noi non possiamo obbedire alla legge quando la legge è ingiusta oggettivamente, quando è illecita, ma potrebbe essere una legge non molto gradevole al cielo, a parte il fatto che non siamo nessuno a poterlo giudicare, ma supponiamo che sia, tu devi obbedire. E chi ha fatto quella legge ne risponderà, se non è gradita al cielo e se lui poteva o doveva capire questa cosa e quindi agire diversamente, di quello che ha fatto, punto e basta. Qui si va su un livello differente. Ma la Madonna poi incalza, ancora questo sia chiaro per tutti quanti, anche perché si comprenda che la vita è una divina volontà per chi la ama, non significa sconti, d'accordo? Quindi dice, ah, che bello, la santità delle santità, il prodigio dei prodigi, grazie a tuoi servitori straordinari. Quindi che? La santità sta nel proprio dovere, sto citando, è nell'osservanza delle leggi e nel compiere la divina volontà. C'è questo trittico, nel proprio dovere. Non esiste santità senza adempimento del nostro dovere. Capito? Qui ciascuno deve fare esame di coscienza per sé. Io sono parroco, capite? Non sono soltanto prete. Io sono parroco, per cui ho dei doveri gravi nei confronti delle anime che il vescovo mi ha affidato. Guai a me se trascuro i miei doveri di parroco, d'accordo? Per questo scherzando dico sempre prima sermoneta, lo dico scherzando nel modo, ma la realtà non c'è niente da scherzare, capite? Perché una persona che mi contatta dall'altra parte del mondo, io sono un prete, quindi dice la Chiesa, quando tu sei ordinato prete, tu sei prete per tutta la Chiesa, quindi il tuo cuore deve essere aperto ad accogliere chiunque e ad ascoltare chiunque, e cerco di farlo. Ma quando c'è una missione canonica, cioè il vescovo ha detto tu devi essere parroco di quella comunità, c'è il codice di diritto canonico e te vanno a leggere, guai a te se non stai attento. Sono i miei doveri, voi ce l'avete i vostri, insomma, io chiaramente devo personalizzando, insomma. Non c'è santità senza adempimento, è una santità falsa, quindi qualunque cosa che ci porta lontano dai nostri doveri, anche se sembra bello, come dire, mistico, divino, volontà di Dio, non lo è sicuramente, perché prima vengono i doveri. Secondo, l'osservanza delle leggi, pure quelle civili, nei limiti del tollerabile, capite? Non c'è bisogno di fare riferimento a tutte quante le leggi da adesso, no? Adesso siamo in una montagna di leggi restrittive, uno può anche non condividerle, d'accordo? Ma anche queste, cioè, mettersi la mascherina, che insomma a me è una cosa che non è che mi entusiasma, ma non è una cosa che è un atto intrinsecamente cattivo che contraddice la legge di Dio. Dà soltanto l'impressione che sei un po' un bandito, insomma, che quando vado a benedire case che busso dico che c'ho la mascherina faccia, come l'aspersorio che deve darlo per parare una pistola nell'altro, dico non sono un bandito, sono il parroco che sta provando a benedire la casa. Ma oltre a questo non c'è niente, anzi è una croce, un po' di fastidio. E allora che bisogna fare? Cioè, uno gli viene i nervi, gli vengono i nervi, ma poi a freddo, e io insomma non sono un grande maestro su questo qui perché non sono uno spirito docile e mite per indole, uno si deve chiedere, vabbè, è gradito al Signore questo atteggiamento, come dire, di ribellione? La ribellione è un atteggiamento gradito al Signore? E che dobbiamo fare? Cioè, io se il nostro Signore dicesse fa la rivoluzione a ogni istante, io sarei, per l'indole che mi caratterizza, come dire, sarei tutto contento, perché io sono fatto così, no? Non sono una persona che è tranquilla, beh, io proprio ho una invidia, d'accordo, per quelli che sono buoni, pacifici, tranquilli, che attualmente stanno, pacioni, capito? Dico, beate a loro, guarda. Ma io non sono fatto così. Però questa indole la devo domare, perché
di questa indole mi porterebbe a fare ciò che mi fa uscire dalla volontà divina. E voglio trovare giustificazioni, perché tutto quello, cioè avere delle idee, quindi farsi delle opinioni, può darsi tranquillamente che una cosa non sia il top, non sia opportuna, può darsi pure che non sia, come dire, in senso lato, non in senso stretto, perfettamente giusta, si può discutere fino a quando uno vuole, d'accordo? Però in presenza di una legge positiva che non sia contrastante con la legge di Dio, tu che fai? Se vuoi fare la volontà di Dio, attenzione, quindi io pongo questa domanda alla luce però di quello che sta scritto qui, alla luce dell'esempio che ha dato il nostro Signore Gesù Cristo. Lui ci ha avuto a che fare anche con la legge di Dio, no? Ce lo paghiamo il tributo a Cesare? La risposta che ha dato Gesù è stata una risposta intelligente, perché, capite, lui è stato messo alle corde, perché se diceva lo paghiamo, gli dicevano ah, questo avalla l'oppressione, perché il tributo a quei tempi, ecco perché le tasse sono così odiose, perché le tasse sono nate come dire, tu paghi le tasse perché tu sei suddito, io sono il padrone, quindi tu mi porti i tuoi soldi a me. Guardate che era veramente quel tributo, era questo, capite? Quindi era un'umiliazione, una mortificazione, era un segno di sudditanza. Ecco perché è così odioso pagare le tasse, capito? Ma questo, tu mi freghi la roba mia. È il nostro pensiero, ecco. Allora, se diceva di sì, il grande maestro, il grande profeta, avalla l'ingiustizia, vedi, questi ci angariano, ci dominano, e lui è contento. Non è per l'autodeterminazione dei popoli, gli avrebbero detto, quindi è contro la democrazia, tutte queste cose qui. Se dice non lo paghiamo, apre di cielo, perché subito vanno da Ponzio Pilato, dice guarda, così comincia la corte, che poi quello che gli avrebbero detto per la condanna reale, si guarda questo che ha detto che non bisogna pagare il tributo a Cesare. Ma nella risposta che dà, che è una risposta intelligente con cui Gesù si tira fuori da questa cosa, no? Di chi è l'iscrizione, rendete a Cesare quel che è di Cesare, ma dice rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Quindi in senso ampio sta dicendo che Cesare, nell'ambito di competenza sua, purché non violi la legge divina, ha diritto di essere obbedito. E questo per esempio la Chiesa ha insegnato. Che facciamo? Nei limiti della legge di Dio, nei limiti dei suoi giusti poteri, in Italia tra l'altro c'è anche un concordato, d'accordo? Tra la Chiesa Cattolica e lo Stato, concordato che entrambe le parti hanno il diritto e il dovere di far rispettare e di attuare, d'accordo? Quindi ci sono tutta quanto una serie di cornici, evidentemente adesso non stiamo facendo una lezione, ma il principio è questo, il proprio dovere, l'adempimento e l'osservanza delle leggi, ovviamente prima quelle di Dio, poi quelle della Chiesa e poi ma comunque anche quelle delle autorità civili, e terzo nel compiere la volontà divina come la conosci. E su questo noi dobbiamo continuamente fare discernimento, perché sono delle cose che Dio chiede a te in quanto te, e le chiede a te, proprio a te, adesso, non domani, non dopodomani. E noi su questo dobbiamo imparare a farci attenti, a non fare le orecchie da mercante, perché se uno si mette in attenzione, poi dico io, sapeste quante cose che il nostro Signore ti chiede? Tantissime, tante, e alcune anche abbastanza impegnative. Bisogna vedere se ci vogliamo mettere a sentirle, e poi se dopo che l'abbiamo sentito vogliamo metterle in pratica. E concludo con una frase: santità senza dovere non esiste. Questa è proprio è una delle frasi che va ad arricchire i quadretti che abbiamo sopra la sponda del letto. Cosa sono tanti, se mi mandano tutte le catechesi che ho fatto, dice questo, scrivetela sul quadretto, a quest'ora ci vuole una camera di 50 metri quadri, insomma, no? Per metterli tutti quanti. Ma questo: santità senza dovere non esiste. Santità senza dovere non esiste. Occorre mettercelo bene in testa, come dice un'autorità importante spesso e volentieri. È il dovere che mette l'ordine, l'armonia e il suggello alla santità. Tanta roba. Capite? In un contesto storico-culturale dove esistono solo i diritti, tra l'altro, insomma, teoria generale del diritto, esami fatti 30 anni fa, quando c'è un diritto
sicuramente c'è anche un dovere. Non esiste diritto senza dovere, né dovere senza diritto. Sono due facce della stessa medaglia, capito? Vabbè. Un'altra cosa. Esatto. La ferita che Gesù riceve nella circoncisione, destinata a sanare la ferita contratta con la macchia d'origine. Questo è un altro elemento. Col peccato originale c'è dentro di noi, questo non viene tolto dal battesimo. Il battesimo toglie la macchia e la colpa, ma non toglie la ferita. Noi siamo tutti quanti perpetuamente malati di un'emorragia cronica. Avete visto quando c'è un malato che ha una ferita, che deve fare per forza le medicazioni, se no gli va in cancrena, muore. I sacramenti della nuova alleanza, tutto quello che facciamo, che se no va a fare messa o tutte le domeniche o tutti i giorni, che ti ha confessato, così spesso, che ce la fa? Perché ci fanno sempre queste stesse cose? Non basta, ce la una messa, come Dio, proprio basta, d'accordo? Poi ho preso Gesù Cristo, l'ho santificato, quante volte ce la fa? Perché questa ripetizione? Perché dentro di noi c'è questo. Questo c'è, questo sarà tolto solo se e quando si vivrà al 100% nella divina volontà, 100% nella divina volontà, 100% in tutto e per tutto. H24 col cavo USB collegato, insomma, in tutto e per tutto. Prima di questo no. E quindi noi non possiamo non agire e non regolarci di conseguenza. Ti stia a cuore in tutte le circostanze, anche dolorose e umilianti, di fare in tutto la divina volontà, perché esse sono la materia prima, tensione in cui si nasconde per operare nella creatura, per farle acquistare la sua vita praticante nella creatura. Quindi ricordiamo sempre che non si entra nella divina volontà se la divina volontà anzitutto non la si fa in tutto. Vivere nella divina volontà, lo sappiamo, è più che fare la divina volontà, ma la presuppone, e in tutte le circostanze, anche le più umilianti. La nostra reazione alle umiliazioni, alle mortificazioni, alle precarietà della vita, d'accordo? Come reagiamo? E poi l'ultima cosa è la potenza del nome di Gesù, l'ultima cosa su cui ha portato l'attenzione la Madonna. Dice, l'imposizione di quel nome ha portato, diciamo, un po' di balsamo, un po' di contento, un po' di gioia nel dolore di vedere il bambino soffrire questo evento drammatico, insomma, traumatico. Invocare il nome di Gesù. Qui la Madonna non lo dice perché parla a lei, ma io aggiungo, mi prendo questa responsabilità, che simili considerazioni si fanno per il nome di Maria, la stessa cosa. E anche qui dobbiamo, durante la giornata, per esempio, chi di noi si sveglia e va a dormire salutando Gesù? Questa è una cosa che facevano sempre i santi. Sento la sveglia, la prima cosa prendo il crocifisso e saluto Gesù, e così prima di andare a dormire la stessa cosa, no? O durante la giornata, innanzi a questo nome si inchinano tutti, adorano tutti. L'inferno trema soltanto che lo sente nominare il nome di Gesù e il nome di Maria. Gli angeli lo riferiscono, eccetera, eccetera. Quindi la Madonna fa a noi questa esortazione con cui concludiamo. Pronunzialo sempre questo nome, Gesù. Quando vedi che la tua volontà umana, debole, vacillante, tentenna nel fare la divina, chiamalo il nome di Gesù. Se sei oppressa, chiama Gesù. Se lavori, chiama Gesù. Se dormi, chiama Gesù. E se ti svegli, la prima parola sia Gesù. Queste sono... Vediamo se qualcuno ha voglia di prenderle sul serio, perché, capite? Anche qui, dal cielo parlano, ma, capite, la parola è detta perché sia fatta nostra. La Madonna non dice cose inutili. Quindi noi dovremmo avere... anche in base alla nostra fede, quando uno sente dire una cosa di queste proporzioni, finito. Se la Madonna dice questo, si fa molto e basta. Chiamalo sempre, è un nome che
contiene mari di grazie, ma qui, attenzione, qui è sempre lo stesso problema, come di ieri sera. Contiene mari di grazie, ma le dà solo a chi lo chiama e a chi lo ama. Sono a nostra disposizione, ma ci vuole che lo chiamiamo Gesù e lo amiamo Gesù. Fate queste due cose, al resto ci pensa voi. E anche se abbiamo qualche difficoltà, ecco, nell'adempimento dei doveri, ecco, in quella frase che deve rimanere un po' il motivo, santità senza dovere non esiste, problemi, e si chiede aiuto a Gesù. Gesù ci aiuterà, ci darà la forza, ci darà la grazia di poter essere sempre fedeli nell'osservanza dei nostri doveri in tutte le forme che assumono, quindi doveri del nostro Stato, l'osservanza delle leggi e il compimento della volontà divina. Mamma Celeste, quanto ti devo ringraziare delle tante belle lezioni che mi hai dato. Ti prego scrivere nel mio cuore affinché me le dimentichi, ti prego di dare il bagno del sangue del celeste bambino all'anima mia, affinché mi sani le ferite della mia volontà umana per chiudere la divina e per guardia mi scriva sopra ogni ferita il nome Santissimo di Gesù. Mamma mia, scrivi nel mio cuore Gesù affinché mi dia la grazia di vivere di volontà divina. Signore sia con voi, la divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi benedico per aiutarvi, vi benedico per difendervi, vi benedico per perdonarvi, vi benedico per liberarvi da ogni male, vi benedico per consolarvi, vi benedico per farvi santi, vi benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.